danza è lo sport a misura di tutti, favorendo l'inclusione per ogni età. Parliamo dei progetti Vogliamo Insieme e La Danza è Vita, vincitori degli avvisi pubblici quartieri e inclusione promossi da Sport e Salute S.p.A. e dal Dipartimento per lo Sport, approdati ad Andria con la collaborazione del CSI, Comitato BAT. I progetti vincitori sono stati presentati rispettivamente dalla SD Icaro e dalla SD Monton de Strellas all'interno del Palasport di Andria. Per 2 anni queste due realtà andriesi offriranno corsi gratuiti di sport e danza a chi è meno fortunato, con l'obiettivo di promuovere modelli inclusivi nella comunità andriese. Fortunato sono io di aver scoperto una comunità, quella di Andria, così attiva, tante associazioni, soggetti enti no profit, l'amministrazione locale, le parrocchie, no? Tanti bambini e famiglie. Non è lo sforzo che abbiamo fatto di investire risorse, ma al contrario di portarmi a casa un'esperienza, quella di Andrea, di questa giornata molto bella, e sono sicuro che nei prossimi 2 anni, quando questi progetti si concretizzeranno, vedrete anche nella comunità un bel cambiamento legato allo sviluppo dello sport. La SD Icaro Andria, con il progetto vincitore Vogliamo Insieme, proporrà attività sportive per bambini dai 3 anni in su e anche per i più grandi, momenti di aggregazione che si svolgeranno nei quartieri Sant'Agostino, Sant'Andrea e San Valentino e tanto altro ancora. Il progetto, oltre a questo, prevede un centro estivo durante il periodo, diciamo, estivo, che partirà per 4 settimane, coinvolgere anche lì i ragazzi. Saranno organizzati anche dei corsi per il bullismo e il ciberbullismo, incontri tematici riguardanti appunto lo sport, la cura dello sport, l'importanza dello sport per i bambini. E la SD Icaro, vincitrice del progetto, ha coinvolto per questa riqualificazione le due parrocchie dove svolge le attività, la parrocchia di Sant'Andrea e la parrocchia di Sant'Agostino. L'ICD Monton de Strellas, con il progetto La Danza è Vita, offrirà attività gratuite di ginnastica, danza sportiva paralimpica, calcio e pallavolo. Io, vabbè, da tanti anni ormai lavoro con i ragazzi diversamente abili. Diciamo che quest'anno, grazie alla vittoria di questo progetto promosso da Sport e Salute e il Dipartimento dello Sport, potremo offrire alle categorie fragili di attività gratuita, appunto, per far sì che loro si possano avvicinare allo sport, e quindi balleremo, insomma, gratuitamente per 24 mesi.